Ma sì, ma mi è arrestato in Spagna. Vicepresidente Sergio Bolzonello, la cerimonia di oggi è stata l'occasione per ribadire due concetti: la vicinanza verso gli sloveni del Friuli Venezia Giulia, ma anche gli ottimi rapporti con la Repubblica di Slovenia. La presenza del Presidente Pacco ci ha dato questa opportunità. Siamo in questo momento in una fase che storicamente è una delle migliori nel rapporto fra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Repubblica Slovena. Abbiamo in atto una serie di protocolli, una serie di incontri un po' su tutti i settori e quindi questo sicuramente sta aiutando nell'approfondire e nel risolvere i tanti problemi che ci sono sui nostri territori. Dall'altra parte l'inaugurazione di questa scuola bilingue dà anche un senso per quanto riguarda i diritti dei cittadini, le persone che hanno diritto a parlare la propria lingua nel proprio territorio e che hanno anche capacità di parlarne più d'una assieme, dando un senso a quella che è la comunità, una comunità che affronta la sfida più difficile di quest'epoca, di questi anni, che è quella dell'integrazione, del mantenere la propria identità in un mondo plurale, in un mondo che parla tante lingue e che ha tante necessità. Ecco, a me pare che questa scuola dia veramente questo senso, un senso di unione, un senso di comunità, guardando avanti e anche senza nasconderci i problemi che ci sono, ma cercando di risolverli col dialogo. Direttrice Sonia Kleinscheck, qual è l'importanza di questo istituto bilingue per questo territorio, per le valli del Natisone? L'istituto oggi, come 30 anni fa quando è stato istituito, ha una sua propria funzione che è principalmente legata al fatto del mantenimento della lingua e della cultura di queste vallate, delle valli del Natisone, la lingua slovena in quanto lingua insegnata a scuola, ma anche al mantenimento della variante dialettale che è presente nelle valli del Natisone. È comunque una scuola che funziona da cerniera fra il mondo di lingua slovena, il mondo di lingua italiana e il mondo di lingua friulana. La decisione di intitolare questa scuola a Paolo Petricic? Non poteva essere altrimenti, in quanto il professor Paolo Petricic è stato l'ideatore di questa scuola, ne è stato il custode a modo suo, ne ha costruito dalle fondamenta, quindi ha dato la possibilità a queste terre di avere e di vivere con questa scuola.